notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Solo sorrisi quando è mercoledì, quando andiamo in questo territorio fantastico che è Visit Langhe Monferrato Ero, perché torna, è ormai una tradizione come a Roma, il concerto del primo maggio. Nelle Langhe c'è la caccia al tesoro del primo maggio. Ci racconta tutto il presidente di Turismo in Langa, benvenuto Filippo Ghisi su GRP, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, ritorna questa caccia al tesoro di cui si parla da un po' in realtà, e si fa da un po'. Un grande appuntamento, come dicevi tu, ormai tradizionale, come il Natale, la Pasqua e il concertone. Siamo alla 13ª edizione, vero? 13ª edizione, è saltato un anno, certo. 2020, per il Covid. Sappiamo bene il motivo, ce lo ricordiamo. E poi adesso cerchiamo di dimenticarcene, giustamente. E infatti siamo tornati nell'edizione canonica, tradizionale del primo maggio, con le Langhe a disposizione dei cacciatori che verranno a trovarci. Tra l'altro è cresciuta veramente esponenzialmente nel tempo questa caccia al tesoro. Si è partiti con piccoli gruppi, adesso è diventata veramente una cosa diffusissima, tant'è che serve il cellulare per giocare, no? Sì, abbiamo cercato di essere sempre più bravi e sempre più ecologici, quindi tanta gente che viene a partecipare a questo gioco. Quest'anno siamo intorno ai 700-800 partecipanti, quindi è già un evento. È un bel po', insomma. Poi, per carità, è vero che le Langhe, cioè, è sparso, ecco, non è che si è tutti insieme, però comunque comincia a essere già un gran numero. È un gran bel numero, e poi appunto tendiamo sempre a fare dei momenti in cui tutti si ritrovano per fare una festa, diciamo, verso la fine. Adesso non voglio spoilerare nulla, perché sennò si perde tutto il bello della caccia. Però vedere tanta gente insieme che si diverte, che partecipa alle nostre attività, è sempre bello. Allora, cose necessarie da sapere. Intanto ci si può iscrivere fino al 26 di aprile, dico bene? Sì, salvo raggiungimento del numero massimo prima, ecco. Ma abbiamo ancora dei posti. Ottimo, quindi chi vuole, quindi affrettatevi. E poi un'altra cosa che serve è che, dato appunto il territorio vasto, serve o l'auto o la motocicletta per partecipare. Esatto. All sidecar, insomma, vedete voi. No. Le squadre sono da 2 a 5, quindi uno si può spostare dalla motocicletta fino all'automobile. Ecco, a 5 posti. È un'esperienza a 360 gradi. Ovviamente non manca l'enogastronomia, ma che ve lo diciamo a fare in questo territorio? C'è neanche a dire Langhe enogastronomia per eccellenza, dico bene? Sì, diciamo che non possiamo non metterla, perché sennò verremmo additati come dei traditori della patria. Però al di là di questo, ci piace proporre i prodotti tipici, diciamo, del nostro territorio, in particolar modo i vini, ma sempre con un occhio alla sostenibilità e anche alle patenti, quindi saranno tutte degustazioni. Certo. Giustamente, perché si va esattamente o in motocicletta o in auto, quindi o uno resta sobrio e si sacrifica, come, esatto, come succede per le combriccole il sabato sera quando si va a ballare, no? Oppure si beve, come si dice in questi casi, responsabilmente. Oh, bene. E soprattutto si possono degustare vini diversi, e quindi uno può farsi una piccola cultura enologica in una giornata, assaggiando anche dei vini, ecco, non così famosi ma altrettanto buoni. Che bello, quindi si impara anche oltre al gioco e si vive un'esperienza bella all'aperta. Tutto questo succederà lunedì 1 maggio, 13ª edizione della caccia al tesoro, ovviamente nelle Langhe. Io ringrazio il presidente di Turismo in Langa, Filippo Ghisi, per essere stato con noi, e al solito il mercoledì ringrazio Visit Langhe Monferrato Ruero. Grazie, a presto. Grazie, a presto, grazie ancora. GRP.